Dentro GTA e giocheremo nella città di GTA, quindi a Los Santos su Fortnite. Ma non è pazzesco? È spettacolare! Yo! Faremo una cosa strafiga, veramente. Non perdete Fortnite dentro GTA con Ronaldo Junior e Cristiano Ronaldo. E come vedete, Ronaldo Junior sta facendo avviare Fortnite della stagione 5. Papà ha già il joystick alle mani. Abbiamo il corvo, abbiamo l'aquila nera. Oddio, apri il paracadute. Tilt, guarda lui. Oddio ragazzi, quello è uno Scar. Ragazzi, che dite, lo rianimiamo papà? Papà, aspetta, mo ti do un po' di armi, luttiamo. Ciao a tutti pagliacci e pagliacce, qua il vostro Megozzo e ben ritrovati a Bomba con i capelli da Super Saiyan in questo nuovissimo video. Attenzione, perché è un video diverso rispetto al solito, perché vi spiego anche il motivo. Allora, Ronaldo Junior, ragazzi, sapete che gioca a Fortnite, no? Vabbè, io ve lo dico perché lo dovete sapere, ma non è il Fortnite normale, cioè ci tengo a precisare che sì, Cristiano Ronaldo e Ronaldo Junior in questo video giocheranno a Fortnite, ragazzi, ma non Fortnite sulla PS4 registrato e poi messo su GTA a parte. No, ho proprio scaricato i personaggi di Fortnite su GTA e giocheremo proprio a Fortnite su GTA. Cioè, attenzione, è una cosa veramente figa. Cioè, ci saranno i personaggi di Fortnite, le armi di Fortnite, il pompa, lo scar, le granate, le pistole dentro GTA e giocheremo nella città di GTA, quindi a Los Santos su Fortnite. Ma non è pazzesco? È spettacolare! Yo! Cioè sì, è vero, però dovete mettere mi piace per questo stupendo video e iscrivervi, perché è una cosa che penso che nessuno abbia mai fatto in Italia, nel mondo, fino ad ora, non lo so, non mi interessa. Però faremo Fortnite su GTA dentro Los Santos con tante varie skin, i deltaplani, come si chiamano, i guild, non mi ricordo, non mi viene il nome. Insomma, avete capito, il paracadute. Giocheranno Ronaldo e Ronaldo Junior, quindi non perdetevelo, guardate fine video perché scleriranno. E anche perché a fine video saluto gli ultimi 5 di voi che mi hanno mandato le notifiche su Instagram, quindi trovate qui in descrizione, basta cercare chiocciola Real Anthony, venitemi a seguire su Instagram, mi raccomando ragazzi, sarà è molto importante per me, quindi un minuto passateci, mi raccomando. Allora ragazzi, Ronaldo e Ronaldo Junior vi danno il buongiorno in questo nuovo stupendo video della vita reale, più reale di così ragazzi, quindi ho detto veramente guardatelo questo video perché è molto molto bello. Cioè vedremo Fortnite dentro GTA, dentro la città, cioè sarà veramente un video pazzesco, diverso diverso al solito, però con i nostri protagonisti sempre al centro dell'attenzione. Allora, avevo detto a papà ragazzi, se potevamo giocare a Fortnite, infatti ovviamente siamo in salotto, gli ho chiesto se potevamo giocare e lui mi ha detto di sì, ha detto che ha sentito, cioè, sentito questo Fortnite in giro da dei calciatori che quando fanno gol si mettono e danzano, ballano, fanno la dub, queste cose qua, e quindi ha detto che voleva provarlo insieme a me. Gli ho detto scusa papà, a questo punto no, abbiamo la sorta di postazione che mi ha regalato lui, però ragazzi giustamente stare qui in due è un po' scomodo, anche perché questa è una postazione da uno. Papà ha detto che mi può dedicare poco tempo perché poi devo uscire con la sua nuova ragazza che si chiama Giorgina, che ancora ragazzi non possiamo vedere sul canale, quindi dipenderà da voi, da quanto spolliciate i video, quindi mi raccomando, un bel mi piace al video e iscrivetevi al canale per questi video stupendi che arriveranno. Quindi ragazzi, abbiamo preso la PS4, l'abbiamo spostata qui, ora sposteremo cavi, cuffie e tutto il resto. Abbiamo spostata qui, vedete, è già sul tavolo la PS4, stanno anche i joystick, quindi adesso attaccheremo e giocheremo a Fortnite. Cioè loro lo vedranno in televisione ragazzi, ma noi faremo una cosa strafiga, veramente non perdete Fortnite dentro GTA con Ronaldo Junior e Cristiano Ronaldo. E come vedete, Ronaldo Junior sta facendo avviare Fortnite della stagione 5, quindi adesso farà il loro caricamento, giocheranno a Fortnite ragazzi, veramente, cioè sarà un video veramente speciale, mentre papà dovrebbe essere dietro. Allora, ho spostato un paio di cose dalla scrivania, ho messo le cose qui perché ragazzi non so se giocare col joystick, intanto ho preso mouse e tastiera, ho preso le cuffie, abbiamo preso due casse qui ragazzi, casomai non si sente, quindi adesso ragazzi giocheremo, papà già il joystick alle mani, giocheremo a Fortnite, sceglieremo i personaggi, quindi ragazzi mi raccomando un bel mi piace per questo video diverso rispetto al solito, però sempre con i nostri protagonisti, perché sarà abbastanza figo. Quindi Ronaldo Junior, io direi che puoi sederti e iniziamo a giocare a Fortnite, non vedo l'ora di vederli sclerare questi due. Ok
Ok ragazzi, a quanto pare Ronaldo e Ronaldo Junior li vedete qui alla nostra sinistra, stanno per avviare Fortnite. Ora inizieremo a giocare, quindi faremo scegliere i personaggi a loro due. Sarà qualcosa di epico rispetto al Fortnite originale, perché vi ho detto, questo è Fortnite su GTA. Quindi spero possa piacervi e andiamo alla selezione dei personaggi. E che si passa alla parte Fortnite dentro GTA. Queste sono le skin a disposizione che ha Ronaldo Junior. Abbiamo Zoe, abbiamo il corvo, abbiamo l'aquila nera, c'è il coniglio, c'è Omega, c'è John Wick. Insomma, ci sono, c'è anche la skin Nabba, ovviamente, quella ci deve essere sempre. Insomma, quale sceglieremo adesso di questa? Allora, io che gioco come Ronaldo Junior, ragazzi, scelgo il coniglio di Pasqua color rosa sicuramente. Ma Ronaldo, insomma, vediamo quale sceglie. Bene ragazzi, come vedete il coniglio rosa è sparito. Ora la prossima skin che sparirà, ragazzi, sarà quella che aveva preso Ronaldo. E saremo contro tutti gli altri a giocare, quindi contro le altre skin che vedremo di giocatori online. Quindi diciamo sarà una figata pazzesca questo Fortnite dentro GTA. Bene ragazzi, a quanto pare Ronaldo, cioè nostro padre, ha scelto la skin del corvo. Quindi faremo squadra io e papà contro tutti gli altri. Per cui ragazzi, preparatevi che sarà una cosa fighissima questo nuovo video, diverso dal solito. Mentre tutte le altre ci affronteremo contro, indovinate dove? Esattamente ci affronteremo qui a Los Santos, ragazzi. Quindi tenetevi pronti che sta per iniziare un video assurdo. Qui ora è ora di cadere dall'autobus. Ok ragazzi, ci stiamo per buttare dall'autobus. Spero siate tutti pronti. Oddio, guardate, papà non ha... Papà, devi aprire il paracadute. Oddio, apri il paracadute. Sì, il dragone, Ronaldo Junior ci ha equipaggiato il dragone, ragazzi. Ok, allora, ora dobbiamo decidere in quale zona di Los Santos andare. Aspetta papà, metto il puntino. Mettiamo il puntino sulla mappa, mettiamolo tipo qui. Ecco, così papà può anche vederlo. Oddio ragazzi, siamo proprio alti, siamo scesi proprio alti. Aspettate, forse è meglio scendere ancora un altro po'. Papà, mi raccomando, vieni a quel puntino. Ragazzi, io spero che Cristiano Ronaldo venga a quel puntino. Più che altro perché a Fortnite non abbiamo mai giocato. Meno male che Ronaldo Junior ci ha equipaggiato il dragone. Quindi ragazzi, in generale, visto che siamo quasi arrivati, fatemi sapere se vi piace come ho fatto le skin, come ci sta il paracadute, tipo sta quello del drago. Insomma, fatemi sapere un po' tutto. Allora, dovremmo trovare papà da qualche parte, soprattutto i nemici. Via via via. Ok, vediamo qui dietro se c'è Scar o qualcosa. Ah papà, sei qua dietro, papà hai preso armi? Oddio, ragazzi, chissà se Cristiano Ronaldo sa giocare bene. Perché adesso io sono Ronaldo Junior e papà è Cristiano Ronaldo. Papà, hai un'arma? Aspetta, vedo se ne trovo una qui. Oh, guarda qua. Oddio ragazzi, guardate qua che sta. Ragazzi, guardate cosa ho trovato. Ho trovato una mitraglietta, la pistola a tamburo. Oh papà, dove cazzo hai preso quell'arma? Ragazzi, ci credo, Cristiano Ronaldo ha trovato un pompa. Ha trovato il pompa tattico. Vabbè dai, dovremmo essere... Vediamo se ci sono dei nemici. Strano, non c'è nessuno. Boh. Papà, comunque seguimi, seguimi. Magari troviamo uno Scar, troviamo qualcosa. Vediamo se c'è gente in giro da qualche parte. Ok papà, sento degli spari, sento degli spari. Ecco, c'è gente, oddio. Che cazzo, dove escono tutti quelli? Oddio, c'è un botto di gente. Spara, lì c'è John Wick. Papà, oddio, no, hanno quasi preso papà. Oddio, dai, che l'ho preso, ragazzi. Papà, non mi stai aiutando. Perché stai immobile? Papà. Oddio ragazzi, papà si è imputtato quei comandi. Papà mi devi aiutare, no, così ti ammazzano. Ci penso io, ti salvo io il culo. Sì, spara a lui. Oddio ragazzi, quello ha uno scar alle mani. Noi siamo quasi a metà vita, sparalo. Ok ragazzi, gliel'abbiamo confermato. Non abbiamo cure, non abbiamo trovato ancora niente. Eccolo, c'ho un pompa. No, questo me lo faccio. Ok ragazzi, abbiamo lo scar che ho fottuto a quello. Papà resisti, meno male che non ti ha ancora confermato. Dov'è? Ah, è lì, ma è a terra, lo devo confermare. Sì, ci siamo fatti un team. Cioè, Ronaldo Junior si è fatto un team, ragazzi. E senza costruire. Aspetta, papà, ti rianimo. Fermo. Ragazzi, che dite? Lo rianimiamo, papà? Papà, aspetta, mo ti do un po' di armi, luttiamo. Ok, un secondo, ragazzi, che Ronaldo Junior sta rianimando Cristiano Ronaldo. Allora, adesso lo rianimiamo. Gli diamo lo scar, lo tengo io. Gli diamo qualche altra arma d'assalto, perché col pompa non è stato per niente bravo. Ok ragazzi, abbiamo lottato più o meno. Non avevano cure, eh. Questo avevano... Dove cazzo sta l'arma che va questa? Ah sì, l'ho data a papà. Avevano due scar. Papà, seguimi, porca miseria. Vedere anche in prima persona, ragazzi, sembra abbastanza figo. Comunque, andiamo avanti, vediamo se troviamo qualche altra gente qui in mezzo. C'è Zoe, prendila. Sì, vai ragazzi, ricordatevi sempre, anche su Fortnite, su GTA. Ok ragazzi, per fortuna non abbiamo preso danno. Siamo usciti esattamente da dove eravamo saliti. Papà, qui c'è qualcuno. No, io sono one shot. Papà, devi sparare tu. Spara con pompa.
Diego, poi avermi mitraglione grosso, spara! Oddio, quanti colpi sto spammando! Basta, sarà morto! Sarà morto, l'abbiamo pure confermato! Ah, boh, guarda, sta scappando, quello è il nappo! C'ha pure la skin di Ramirez, quello! Vabbè, ragazzi, guarda la skin del nappo! No, 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 ti azzardare proprio! Confermo, Don Ronaldo Junior! Allora, vediamo dov'è l'ultimo. Lo vedo qui, ragazzi, lo vedo sulla mappa. Questo lo pusho, questo lo pusho, ragazzi. Me lo sento che questo lo pusho alla grande. Vai, vai, vai. No, Ronaldo Junior, dove stai andando? Non sta di qui. Prendi il pompa, bravo. Pushalo, Ronaldo Junior, pushalo. Oddio, cosa l'RPG? Siamo morti, siamo morti. Ok, direi che la battaglia reale è durata abbastanza, ragazzi. L'abbiamo abbozzata più o meno. Sarebbe un Fortnite su GTA. Quindi è stato veramente spettacolare. Fortnite su GTA. Le skin, il paracadute del drago, che ne ho anche altri. Quello del basket, quello del corvo, insomma ne ho anche tanti. Le armi soprattutto. Insomma, ci tengo a sapere se vi è piaciuto. Quindi un bel mi piace nei commenti, iscrivetevi al canale, cosa importantissima, mi raccomando. E saluto gli ultimi 5 di voi, come vi prometto sempre. Cliccate chiocciola Real Anthony, ragazzi, e venitemi a seguire in tutti i prossimi video e anche su Instagram, così vi posso salutare. Io, Mega Ronaldo, Ronaldo Junior, Fortnite, il minestrone assurdo che abbiamo combinato. Spero vi sia piaciuta questa mod, ragazzi. Fatemelo sapere perché è molto importante dopo tanto tempo di lavoro. Quindi, qua è Gozzo, e grazie a tutti per la visione. Ci becchiamo ad un prossimo video. Ciao!